mail, posta elettronica, fax, telegrammi, e alla base c'è sempre questo grandissimo e gigantesco affetto. Tutto questo mi fa pensare anche però al rovescio della medaglia, ovvero il rovescio della medaglia è la grande responsabilità e le grandi aspettative che voi in qualche modo mi consegnate. E sono sicuro che per assolvere al meglio al mandato conferito non ci sono alternative. Fare, 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 spendersi per la propria comunità, essere disponibile e dare un contributo al miglioramento di questa nostra bella Pescara. Che cosa ho fatto in questi primi giorni? Io tecnicamente mi insedio lunedì mattina, alle 10 ci sarà il giuramento, l'atto formale. Ho pensato di non smettere il percorso che avevo fatto. Qualcuno osserva la mia abbronzatura, perlomeno in viso, è vero, sono un po' abbronzato perché uno dei vantaggi di stare all'aria aperta è appunto quello di poter così dialogare col sole, che è anche una cosa bella di questa nostra città, ed è soprattutto il modo, non stando chiuso in una stanza, di non perdere mai il contatto con le persone. Sono andato e questa cosa mi dicono che sia stata molto apprezzata. Sono stato a fare una cosa semplicissima, passavo da quelle parti, sono andato per esempio a fare una visita, naturalmente da solo, senza essere annunciato, alla Polizia Municipale, con la consapevolezza che il tema della sicurezza diviene centrale nella vita di una comunità e vuole essere anche la vicinanza nei confronti di chi, indossando una divisa, in qualche modo rappresenta lo Stato in situazioni anche di difficoltà. E questo mi fa pensare, considerando anche che tutto questo ho fatto muovendomi in bicicletta, che è il mezzo con cui sono venuto qui per esempio, che c'è bisogno alla fine di gente normale e seria che abbia un po' voglia di lavorare. Questo è, mi sembra, ciò che viene fuori dal dato elettorale, la voglia di cambiamento, di novità, di persone normali, persone in qualche modo della porta accanto, si sarebbe detto, che siano disponibili naturalmente ad assumere un carico, quello della guida di una città che appunto non è esente da responsabilità. E rifletto tempo fa, non so perché, ci sono strane associazioni delle idee, io immagino che molti dei presenti ricordino un campione di calcio che si chiama Gaetano Scirea. Gaetano Scirea è stato il libero della nazionale italiana, campione del mondo dell'82, bandiera della Juventus. Un applauso per Scirea hanno fatto. E cito Scirea perché Scirea è morto giovane in un incidente stradale, tanti anni fa, ne aveva appena 36. Mi è venuto in mente perché questo prototipo per me dell'eroe mite raccontava delle interviste cui sono sottoposti in qualche modo i miti dello sport, che allorché no, con i suoi compagni di squadra festeggiava le vittorie della Juventus negli anni 70 e 80, uscendo dai locali notturni si sentiva molto a disagio, essendo in smoking quando c'erano gli operai della Fiat che aspettavano alle 6 del mattino l'autobus. Ma perché vi dico questo? Perché io questa storia mi sembra che vada nella direzione della mitezza, che è una categoria che io diciamo amo e perseguo, e mi sembra anche vada nella direzione di non perdere mai il senso delle cose comuni, il fatto cioè di non lasciarsi suggestionare dal fatto che in circostanze pubbliche io dovrò indossare una fascia tricolore che significa tante cose. E intendo naturalmente assolvere al meglio, con tutte le energie di cui sarò capace, questo carico di responsabilità e aspettative per non finirne schiacciato. Memore di un passaggio molto semplice, cioè che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. L'articolo 54, secondo comma della nostra Costituzione, disciplina e onore. È tutto qui. E ho pensato a Scirea come eroe mite in qualche modo, perché mi sembra che così torni attuale la lezione di Norberto Bobbio, che è un grande filosofo della politica, il quale ricorda come il mite non abbia una grande opinione di sé, ma non ha una grande opinione di sé non tanto perché si disistimi, quanto piuttosto per il fatto che è più propenso a credere alla miseria che alla grandezza degli uomini. Il mite cerca di attraversare il fuoco senza bruciarsi,
cerca se calunniato di non ricambiare con calunnia, cerca se odiato di non farsi prendere dall'odio, senza mai però apparire troppo buono o troppo saggio. Vedremo se la, diciamo, esperienza, l'insegnamento di un grande pensatore poi potrà avere degli sviluppi. Desidero chiudere poi qui il mio intervento salutando naturalmente il neo governatore Luciano D'Alfonso. Desidero poi salutare il sottosegretario Giovanni Legnini. Cogliere questa occasione anche per, diciamo, effettuare magari qualche chiarimento in ordine al fatto che è intenzione del sindaco di Pescara quella di dialogare e tessere reti e relazioni con tutti i livelli di governo, perché penso che questa sia un'opportunità per la nostra comunità che non ci dobbiamo lasciar sfuggire. Penso che lavorare con Luciano D'Alfonso sia una grande opportunità per lavorare insieme nella nostra collettività, diversi caratterialmente, ma uguali per l'attenzione e l'afflato nei confronti della comunità. Con Giovanni Legnini intendiamo mantenere rapporti governativi. Già stiamo parlando a proposito delle misure che sarà necessario assumere allorché verranno resi, circostanza che poi renderò pubblica naturalmente, resi pubblici i conti comunali che noi erediteremo, che è un'altra direzione entro cui mi sono mosso in questi primi giorni, in quanto credo che sia indispensabile un'operazione di chiarezza. Voglio concludere dicendo questa idea, no, di lavorare a 360 gradi e di dialogare con tutti, concludendo i ringraziamenti a favore di tanti sindaci dell'area metropolitana vasta che in queste ore mi hanno telefonato, mi hanno fatto i complimenti e si sono resi pronti a lavorare subito insieme, perché noi avremo naturalmente la necessità di affrontare insieme, andando oltre i nostri stretti confini comunali, tanti temi, a partire per esempio dall'efficientamento dei servizi pubblici, dai trasporti, alla spazzatura, ma penso anche all'offerta culturale e formativa. Ultima cosa, vi abbraccio, rinnovo ancora una volta i sensi del mio ringraziamento perché in qualche modo siamo andati insieme oltre la rabbia, oltre la frustrazione, oltre le proteste. Mi sembra chiaro come sia emerso il bisogno di una prospettiva, la necessità di avere qualcosa in cui credere, la speranza di un miglioramento delle condizioni della nostra comunità. Tutto questo vogliamo fare, vogliamo farlo senza mai dimenticare il sorriso, l'ho già detto ma lo ripeto, solo 12 muscoli del viso occorrono per sorridere, per fare il broncio ce ne vogliono 72. Grazie Pescara e arrivederci, vi aspetto tutti a Piazza Italia 1 da lunedì mattina, ciao! Ma due minuti per dire un pensiero di Regione Abruzzo rispetto a questa festa e anche alla città di Pescara, sapendo che quello che dico da questo momento potrebbe essere usato anche contro di me. Ho letto di assi particolari tra Pescara e L'Aquila, o assi addirittura che potrebbero dimenticare l'importanza e il significato di questa città o delle altre città che sono capoluogo di territorio e di economia. La maniera migliore per onorare anche questa festa, che è la festa per fare memoria su una vittoria e raccogliere le energie sul lavoro che occorre, è quello di dire che cos'è che faremo a partire da oggi. Io oggi ho ricevuto il passaggio di consegne e siccome credo che c'è un solo modo di legittimare il ruolo pubblico, uno solo, non ce n'è un altro per me, è quello di decidere, di realizzare e di dichiarare guerra ai problemi. Allora, ricordandomi che ho fatto il sindaco di questa città, ma soprattutto sapendo quali sono le emergenze di questa città, ritengo che la Regione debba far toccare con mano
che cos'è che sa fare la regione a favore di questa città. Allora martedì alle 9 cominciamo a lavorare per fare in modo che nasca martedì un provvedimento grazie al quale si demoliranno le pareti dell'ex cofa di Pescara. Naturalmente su questo ci saranno perplessi, ritardatari, riflessivi. Io ritengo che sul tema dell'ex cofa la prima grande questione da definire è far nascere distruggendo quelle mura. È l'unico caso in cui demolendo si edifica e si costruisce, poiché si costruisce il diritto alla veduta dei pescaresi e di coloro i quali hanno ragione per venire a Pescara. Sarà un provvedimento che viene adottato in ragione sia della proprietà, della titolarità della proprietà, ma anche della indiscutibile pericolosità di quella proprietà e poi del danno che ha prodotto quella specie di edificato al diritto di veduta dei pescaresi. Il secondo obiettivo è quello di fare in modo che l'ex cofa, e qui naturalmente devo studiare il dossier accanto ai collaboratori che si dichiareranno e renderanno disponibili, e vedremo anche se